Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gualtiero e questo è il mio canale. Un canale dove parlo principalmente di una delle mie passioni, ovvero quella per i libri. Prima di scoprire di che libro vi parlerò oggi, vi chiederei se non l'avete ancora fatto di iscrivervi e se vi va di lasciare un commento dove mi suggerite qualche titolo che per voi vale la pena di essere letto. E ora, senza ulteriori indugi, direi di andare a scoprire di che libro vi parlerò oggi. Il libro di cui voglio parlare oggi è L'audacia della speranza di Barack Obama. Immagino sappiate tutti chi sia. È stato presidente degli Stati Uniti per 2 mandati, dal 2009 al 2017. Prima ancora è stato senatore per l'Illinois. Obama ha 2 lauree, una in scienze politiche e una in giurisprudenza. Infatti, prima di darsi del tutto al mondo della politica, ha insegnato per diversi anni diritto costituzionale all'Università di Chicago. Queste informazioni erano giusto per dare un po' di contesto. Comunque, nel libro, Obama racconta molte sue esperienze personali e episodi a lui successi per farvi capire meglio che tipo di persona è ed è stata. E nel prologo il futuro presidente analizza le sfide che l'America avrebbe dovuto affrontare negli anni successivi e cerca di delineare, di suggerire un po' di linee guida secondo lui che dovrebbero essere rispettate. E aggiunge un po' di opinioni personali su come affrontare le suddette sfide. Mette subito le mani avanti dicendo che non vuole proporre un vero e proprio manifesto di azione con programmi divisi in punti, grafici, diagrammi. Semplicemente vuole riflettere sulla situazione attuale dell'epoca e cercare di portare i suoi pensieri riferiti a valori, ideali, situazione politica, e anche perché comunque quando ha scritto il libro era ancora senatore, non era ancora stato eletto, non era neanche ancora candidato come presidente, però sicuramente questo libro ha aiutato a accendere la speranza appunto negli americani che poi hanno deciso di votarlo. Il libro è diviso in 9 capitoli, il primo dei quali si intitola Repubblicani e Democratici. Qui Obama parte raccontandoci le sue prime volte al Senato e le sue esperienze personali e le emozioni che ha provato, per poi passare a un'analisi della storia politica americana più recente, cercando di capire quali siano stati i motivi che hanno portato a una così forte polarizzazione ancora oggi molto presente negli Stati Uniti. E quello che mi ha colpito di più di questo capitolo è la sua onestà intellettuale, perché Obama non rinuncia a criticare aspramente membri del suo partito, ovvero quello democratico. E dall'altro lato non si fa nessun tipo di problema a elogiare certe scelte prese dai repubblicani. E sicuramente Obama aveva capito il bisogno delle persone di avere una politica che bilanciasse idealismo e realismo, che distinguesse quello su cui si può o non si può venire a patti, diciamo. Il secondo capitolo del libro riguarda i valori. Tra tutti, quello che emerge di più sicuramente è l'empatia. Secondo Obama, infatti, essa manca agli Stati Uniti e insieme a un po' di consapevolezza potrebbe davvero aiutare a risollevare tutta la popolazione degli Stati Uniti. Il terzo capitolo del libro riguarda la Costituzione. Obama ritiene infatti che sia la fonte dei diritti dei cittadini, ma allo stesso tempo la vede come uno strumento che può essere usato per organizzare un dialogo democratico, per il futuro collettivo.
E in questo capitolo si vede quanto per Obama siano fondamentali il dibattito e il compromesso, in un certo senso, per raggiungere un equilibrio. Il quarto capitolo invece riguarda la politica e la sua complessa struttura. In questo capitolo Obama parla di senatori, di lobbisti, di sindacati dei lavoratori, di ex presidenti e di media. E in più, in questo capitolo, Obama delinea più chiaramente le sue idee democratiche o, come dicono in America, più liberal. Gli altri cinque capitoli li lascio a voi e sono dedicati ognuno a una realtà o a un problema da affrontare. E qui Obama ci offre diversi spunti di riflessione con la speranza che si possa discutere di questi problemi al di là di ogni convinzione o idea politica. E i capitoli riguardano le opportunità, la religione, la razza, la politica estera e la famiglia. Bene, e siamo quasi giunti al termine di questa recensione. Volevo solo aggiungere una considerazione finale. E sicuramente in questo libro c'è molta, molta retorica e accompagnata da quel patriottismo molto spinto, tipico americano. Però ci sono anche passione e ideali positivi. Non starò qui a commentare l'operato di Obama da presidente, ma vi consiglio di leggere, di recuperare questo libro se volete conoscere un po' di più la storia dell'uomo afroamericano che ha acceso la fiamma della speranza negli americani portando la sua idea di politica. Un uomo che pochi anni dopo la pubblicazione di questo libro sarebbe diventato la persona o una delle persone più influenti e potenti del mondo. Bene, il video è finito, io vi chiederei gentilmente di iscrivervi, di lasciare un mi piace, di commentare, magari dicendomi se avete letto il libro, cosa ne pensate. E magari suggerendomi altri titoli che secondo voi meritano di essere letti. Vi ringrazio per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.